Buongiorno a tutti. La politica è il mezzo attraverso il quale cittadini senza morale dirigono cittadini senza memoria. Credo sia una frase di Voltaire. Io non penso che tutti i politici non abbiano morale, come non penso che tutti i cittadini non abbiano memoria. Temo che oggi in Italia gli smemorati siano milioni. Gian Roberto mi diceva sempre che, soprattutto in campagna elettorale, i partiti cercassero sempre un exit strategy per poter poi prendere voti, altrimenti nessuno li voterebbe, ovvero i tentativi costanti di differenziazione tra loro. Quindi nascondono tematiche che li hanno accomunati o porcate che hanno votato assieme per provare a puntare su temi che li dividono e prendere in giro coloro che trattano da elettori e basta, non da cittadini, che hanno appunto il diritto in una democrazia di dire la loro. Sta succedendo questo anche oggi, se ci pensate in Italia. La Meloni pare abbia il vento in poppa, io credo che prenderà tantissimi voti, anche perché le hanno proprio messo in mano un paese, un pezzo di paese, con quel governo dell'assembramento ignobile, consentendole di fare opposizione elettorale, non opposizione sostanziale, perché non ricordo barricate contro le principali porcate del governo Draghi, a cominciare dalla pessima e terribile gestione del dramma in Ucraina. E oggi si lamentano, gridano al pericolo fascista coloro che le hanno consegnato, messo proprio in mano un pezzo di paese, e l'attaccano su questa roba qua, perché non possono attaccarla su determinate porcate che ha votato la Meloni, perché il Partito Democratico le ha votate assieme. Pensate alla legge Fornero, il governo Berlusconi non c'era più, era arrivato il governo Monti, eppure il governo Berlusconi votò le principali oscenità del governo Monti, a cominciare appunto dalla legge Fornero, che ha votato anche la Meloni, costringendo centinaia di migliaia di italiani alla disperazione. Il Partito Democratico non la può attaccare perché votò la legge Fornero insieme alla Meloni. Pensate alla guerra in Libia. Io insisto sempre, perché credetemi, non se ne parla, se ne parla poco, ma molte conseguenze drammatiche il nostro paese le sta ancora vivendo per quell'intervento militare voluto essenzialmente dai francesi, dagli americani in particolare, dai neocon, dalla Clinton. Sarkozy appunto era un grande sostenitore di quell'intervento, e poi patrocinato da Giorgio Napolitano, che spinse affinché appunto il governo Berlusconi, che era riluttante in effetti, ma questo per me non giustifica, anzi aggrava la posizione di quel governo di cui la Meloni faceva parte, il cui ministro della difesa era Ignazio La Russa, quindi un collega di partito della Meloni, aggrava per me il fatto che non volessero intervenire a loro posizione perché si sono piegati a interessi che erano contrari all'interesse nazionale. Ce la raccontarono sulla storia di Gheddafi, certamente non era uno stinco di santo. I diritti umani, guardate come sta la Libia oggi: guerra civile, fondamentalismo islamico, aumento dei flussi migratori, penetrazione di militari russi e turchi in un territorio che era alleato dell'Italia un tempo, con la possibilità oggi che viene concessa a Erdogan, il dittatore di cui si ha bisogno per citare Draghi, di gestire, di controllare in parte anche i flussi migratori attraverso il Mediterraneo, già ne controlla altri, ha le chiavi in pratica dei flussi migratori che arrivano verso l'Europa. Insomma, gli è stato concesso un potere enorme a Erdogan, che lo sta utilizzando per farsi gli affari suoi. Ecco, la Meloni avallò quell'intervento, poi se lei non fosse d'accordo, amen, era ministro, si poteva dimettere, poteva fare delle azioni un po' più dure, forti, si sono piegati tutti quanti, come il Partito Democratico. Il Partito Democratico non la può attaccare su questo, come la può neppure attaccare rispetto al famoso e famigerato pareggio di bilancio inserito in Costituzione. Fu una richiesta della BCE, che di fatto il governo Berlusconi già aveva accettato, anche se l'aveva spinta più là. La faremo più là. Credo che nella letterina che Trichet e Draghi inviarono al governo Berlusconi c'è proprio scritto: è giusto il pareggio di bilancio del 2014, però bisogna fare molto di più. Fatto sta che arriva Monti, il pareggio di bilancio in Costituzione viene votato veramente a tempi record. Ricordo che Orlando, che poi è diventato ministro durante il governo Draghi, in una festa del Fatto Quotidiano nel 2016, criticò di fatto la BCE, dicendo che fu una sorta di ricatto istituzionale. O inserite il pareggio di bilancio in Costituzione o vi chiudiamo i rubinetti finanziari, criticando quindi anche in parte, insomma nel merito ma nel metodo, quella ignobile riforma, una riforma che venne votata appunto dal Partito Democratico ma anche dalla Meloni.
Oggi la Meloni si erge a paladina di una nuova Europa, da un lato cerca di tranquillizzare Bruxelles, da un altro lato dice serve un'Europa diversa, le solite cose che vengono dette in campagna elettorale, ecco, ma è la stessa Meloni che votò il pareggio di bilancio in Costituzione, voluto da quel Mario Draghi, comunque dalla BCE, Trichet, che consegnava lo scettro a Mario Draghi proprio in quel periodo, di fatto per continuare a commissariare l'Italia. Parliamo qui di sovranismo, ma poi l'Italia si è lasciata commissariare. Il Partito Democratico, Letta in primis, non può certo criticare la Meloni rispetto all'invio di armi in Ucraina. Continuiamo ad inviare armi, stiamo continuando ad inviare armi. Si parla poco oggi della guerra in Ucraina perché non è un tema evidentemente utile da affrontare in campagna elettorale, perché la maggior parte dei cittadini italiani sono stati contrari, sono contrari alla gestione appunto della guerra in Ucraina da parte italiana e europea, perché ci stiamo rendendo tutti quanti conto che appunto inviando armi si è prolungata la guerra, si sono di fatto anche chiusi dei canali diplomatici, nessuno più parla di diplomazia, di negoziati, di accordi, che le sanzioni non hanno funzionato. Io penso di essere stato il primo ad averlo detto in Italia, appena il giorno che decisero di inviare armi oppure di accettare i diktat americani rispetto a delle sanzioni che hanno colpito molto più l'Europa che la Russia, che avevano un unico obiettivo, non distruggere l'economia russa, che è impossibile, ma allontanare l'Europa dalla Russia, che è un obiettivo strategico legittimo americano. Ecco, la Meloni ha sempre sostenuto, anche per farsi vedere, come dire, allineata a Washington, l'invio di armi in Ucraina, come di fatto sostiene l'aumento delle spese militari. Altra richiesta di fatto di Washington, prima con Trump e oggi con Biden, perché poi le principali industrie belliche del pianeta sono tutte quante americane, per cui più armi si inviano in Ucraina, più c'è la corsa al riarmo, più se ne devono acquistare nuove di armi. La maggior parte delle commesse sono appunto a vantaggio delle grandi imprese americane, qualcuna anche grandi imprese italiane, per amor di Dio, ma le prime sei, se non erro, industrie belliche del pianeta sono le prime cinque nordamericane e la sesta britannica. Se ci fate caso, sono i due paesi che hanno spinto il più possibile sull'invio di armi in Ucraina, sul prolungamento della guerra e su questa nuova folle corsa al riarmo, definita folle da Papa Francesco ma sostenuta dalla Meloni e di fatto anche dal Partito Democratico. Fosse stato per Letta, mandavano la Folgore a combattere contro i russi. Questo è quanto, questo è un piccolo video per ricordare quanto su determinate scelte strategiche, parliamo dell'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, una legge rispetto alle pensioni, la guerra, le spese militari. Qua parliamo di, nei prossimi anni, 14 miliardi di euro all'anno in più per le spese militari. Per me, mettere in sicurezza anche i nostri uomini acquistando dei mezzi più moderni, che possano anche sostituire un pacco militare obsoleto, è più che giusto. 14 miliardi di spese militari in più all'anno è un dramma, soprattutto in un momento in cui il clima uccide, la povertà uccide, i disagi socio-economici sono alle stelle e saranno sempre più alle stelle. Io sono preoccupatissimo per il prossimo autunno. Ecco, in un momento del genere, io lo dico sempre, pensate che nelle università il governo italiano spende, investe 7 miliardi di euro all'anno, ecco 14 miliardi in più in spese militari nei prossimi anni, 14 miliardi all'anno nei prossimi anni. E Guerini, che è il ministro della difesa del Partito Democratico, è il massimo alfiere delle spese militari, è proprio uno che si mette sull'attenti appena arrivano delle richieste da parte di Washington. Questa è la realtà. Poi, per differenziarsi, tirano fuori delle proposte, poi sempre mai coraggiose, no? Il Partito Democratico tira fuori in campagna elettorale sempre delle proposte di sinistra che stranamente non ha mai approvato quando ha governato, e hanno governato sempre, perché poi il PD è maestro nel governare anche quando perde le elezioni, proprio perché sono il principale partito di sistema, di establishment. Questo è indubbio, è una verità storica, per questo io lo considero il partito più lontano da me, proprio quello che impedisce qualsiasi reale cambiamento, perché ha delle ramificazioni ovunque. Ma con la Meloni hanno votato le stesse identiche porcate, porcate. Oggi, pericolo fascista, crociata sulla fiamma tricolore, sul simbolo di Fratelli d'Italia, come se queste cose davvero contassero per gli elettori, quantomeno per gli indecisi, senz'altro contano per degli elettori che sono decisi rispetto al loro voto, ma queste robe non indeboliscono la Meloni, anzi, in certo senso distaggono la pubblica opinione e non ci permettono di ricordare le porcate, le enormi porcate che ha votato la Meloni in passato, ma anche per me
le scelte folli che sta continuando a portare avanti. Mi riferisco appunto alla guerra in Ucraina negli ultime settimane e probabilmente nei prossimi mesi. È un giochetto proprio che funziona per qualcuno, per me non funziona più da anni. Anche il tema, io leggevo nel programma del PD la cannabis terapeutica, no? Così la Meloni dall'altra parte dice no, sono contrario a tutte le droghe. È evidente che per quanto mi riguarda legalizzare le droghe leggere sia il principale modo per me anche per ridurre in futuro con campagne importanti il consumo, ma poi per colpire uno dei principali business delle organizzazioni criminali in Italia, no? Le stesse organizzazioni che fanno fuori, hanno fatto fuori poliziotti, carabinieri, magistrati, le stesse organizzazioni che magari tra qualche anno avranno a disposizione molte delle armi che abbiamo inviato in Ucraina, questo lo dicono i magistrati importanti antimafia, le stesse organizzazioni che hanno fatto saltare in aria giudici importanti e vengono poi ricordati una volta all'anno sia dalla Meloni che da Letta, dalla destra, dalla sinistra. Ecco, fondamentalmente sono quei temi che consentono appunto ai partiti, ai politici di differenziarsi in campagna elettorale e di nascondere tutta una serie di porcate che hanno fatto assieme. Per me Letta e Meloni sono due facce della stessa medaglia. Le principali scelte che hanno fatto assieme sono state le principali, hanno colpito principalmente l'interesse generale. Quindi da un lato parlano di democrazia, di Europa, di nuova Europa, dall'altra parte di sovranismo, di costituzione sovranista, di patriottismo, di patrioti, di democrazia, ma poi alla fine sono politici che hanno avuto poco coraggio in passato, hanno subito delle pressioni, hanno avallato delle scelte che hanno colpito l'interesse di noi tutti. Credo che sia doveroso coltivare la memoria, credo che un popolo senza memoria è un popolo di sudditi e per cui vi chiedo di condividere questo video perché nelle prossime settimane, sempre più a ridosso della campagna elettorale, troveremo sui giornali e talk show sempre più temi divisivi che poi verranno abbandonati tra qualche settimana quando avranno le loro poltrone qualcuno da in maggioranza e altri nell'opposizione e cambieranno tutte le carte in tavola anche di queste alleanze che sono alleanze elettorali, non sostanziali, anche queste non c'è niente di nobile in determinate alleanze, c'è soltanto il tema, il diciamo giochi di potere per riuscire a piazzare Tizio, Caio, Semproni su qualche poltrona per poi cambiare tutti, vedrete i giochetti nei prossimi anni e dimenticare una serie di cose che vengono oggi dette appunto per differenziarsi e vedrete che soprattutto il PD e Fratelli Italia troveranno, come è stato già, come è successo in passato, tanti altri punti di accordo su questioni molto molto importanti che poi toccano i nostri interessi più di altre questioni, appunto, che non dico che siano meno importanti, ma senz'altro, ripeto, vengono soprattutto oggi tirate fuori per provare a mostrare una differenza tra partiti che è molto, molto, molto più ridotta di quello che ci possiamo immaginare. Grazie a tutti e buona giornata.